I campi di mais, che dovrebbero essere nel pieno della produzione con le foglie verdi e le pannocchie, sono una distesa ingiallita con foglie secche quasi bruciate dal sole. La siccità ha messo in ginocchio la produzione di questo cereale. Qui siamo a Villa del Conte, nell'Alta Padovana. Domani si parte con la raccolta del mais in anticipo di un mese. Tra le conseguenze di questo raccolto anticipato, una produzione minore, e a soffrire sono anche gli animali, soprattutto il bestiame che si nutre di mangime. C'è difficoltà di reperire anche certe materie prime, come per esempio le polpe secche di barbabietola, che sono uno degli elementi, diciamo, base per l'alimentazione zootecnica, senza tener conto dei prezzi di mais, soia e di altri elementi che sono andati alle stelle. E quindi gli allevamenti sono sicuramente in difficoltà, tant'è che qualcuno non riesce più proprio ad avere la forza finanziaria per acquistare quel che gli serve per l'alimentazione degli animali, e sta pensando di vendere. Le aziende come quella di Francesco Cazzaro devono fare i conti con i rincari dell'energia. In un'estate così rovente bisogna ventilare le stalle per far vivere gli animali. Un anno fa il costo medio era di 5-6 centesimi la produzione dell'energia, adesso è quotato a 50 nel mese di luglio, quindi 10 volte tanto, vi lascio capire, insomma. E conseguentemente anche le fonti energetiche per utilizzare le macchine agricole, il gasolio principalmente e poi il gas, con i costi che hanno mandato veramente in tilt il bilancio delle aziende, e il brutto è che non è che ci sia tanta prospettiva di miglioramento a breve. Quella è la, diciamo, ci aspettiamo purtroppo grossissime difficoltà per molte aziende. Con la fine dell'estate si potrebbe arrivare alla chiusura di molti allevamenti, e questo metterebbe in crisi per esempio il settore caseario e quello delle carni. Dunque le previsioni per il prossimo autunno non sono buone. Non è che con qualche pioggia si risolve il problema. Il clima che si è determinato quest'anno, per riprenderlo, per ricostruire un po' l'ambiente che avevamo, sia le risorgive, quindi le falde sotterranee, ci vorrà forse qualche anno. Ma qualche anno di piogge e di clima normale, che rientri nella media degli anni passati, non certo come quest'anno.